Rivoluzione nel traffico cittadino a partire dal 1 gennaio prossimo. Le auto Euro 3 e Euro 4, cioè quelle immatricolate prima del 2009, non potranno più circolare nella cosiddetta zona azzurra, delimitata da nord ad ovest da Via Fiume, Viale Aldo Ferrari, Viale Amendola e Viale Italia, che rimangono però percorribili, e a sud e a est dall'ospedale, Via Antoniana e Val dell'Ora. Il provvedimento, che interessa tutto quindi il centro storico, reso noto soltanto pochi giorni fa e ovviamente accolto di sorpresa centinaia di cittadini. Una nuova tegola per chi in questo periodo sta facendo salti mortali per far quadrare il bilancio familiare. Ai problemi delle bollette di luce e gas, infatti, vengono ad aggiungersi anche quelli legati al trasporto. Trasporto solo privato, perché i mezzi pubblici potranno continuare a circolare e quindi anche a inquinare, anche se immatricolati prima del 2009. Come al solito verrebbe da dire, due pesi e due misure, giusto per combattere l'inquinamento, ma le regole dovrebbero valere per tutti, enti pubblici compresi. Lamentano molti cittadini, poco importa se rottamando il vecchio mezzo si potrà accedere poi agli incentivi concessi da Regione Liguria, che vanno dai 9.000 euro per i mezzi elettrici e a idrogeno ai 4.000 per motori Euro 6 e a benzina e diesel. Incentivi che saranno a disposizione a partire dal 15 di dicembre. Il provvedimento si presta però a molte critiche, la prima e anche la più immediata è perché non è stato coinvolto l'Automobile Club. I possessori di auto non più in regola potevano essere informati tramite l'ACI, così come è stato fatto in molte città della nostra Italia e non attraverso i media. Il nuovo provvedimento avrà quindi ripercussioni in via indiretta anche sul commercio del centro storico, già sofferente da tempo per la mancanza di parcheggi. Chi non potrà più entrare nella zona azzurra con l'auto non avrà altra scelta che raggiungere i centri commerciali. Un duro colpo per tutto il commercio del centro città, piazza Cavour compresa. L'amministrazione Peracchini negli ultimi anni ha cercato in vari modi di supportare il commercio, duramente provato da 2 anni di pandemia. Oggi però si rischia di vanificare tutti quegli sforzi fin qui fatti. Abbattere l'inquinamento deve essere un obiettivo primario per tutti, ne siamo convinti, ma pensiamo anche che provvedimenti di questo tipo non possono essere presi dall'oggi al domani. Comprensibile quindi lo sfogo di chi commenta un po' sarcasticamente così: in un mese si bandiscono le auto dal centro cittadino, ma nessuno interviene sui fumi delle navi, quei fumi che ora l'ASL, con un giro di parole, ha ammesso che possono nuocere alla salute.